Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Siamo qui per un'altra puntata di GTA 5 Grand Theft Auto 5. E che dire ragazzi, io volevo chiedervi prima di incominciare il video se volevate ancora vedere la storia di GTA 5 con le sue relative missioni importanti o meno, oppure volevate vedermi a cazzeggio di GTA 5, facciamo conto, esplorare un po' la mappa, andare a vedere i negozi, che ne so, e fare qualsiasi giro da ogni parte per farvi vedere qualsiasi punto, qualsiasi macchina, qualsiasi arma, vedere un pochettino i negozi, queste cose qui ragazzi. Comunque sia, questa puntata la dedichiamo a questo modo di vedere il gioco, vedere tutta la mappa di Los Santos, storie varie. E ovviamente abbiamo sempre lui, e ovviamente io sono senza cuffie, grande, è notte ragazzi, come potete vedere è notte. Allora, mettiamoci in posizione. Beh, bella, bella la porta ragazzi, bella. Allora, prendiamoci una macchina ragazzi, prendiamo la nostra macchinina. Come potete vedere ragazzi, io ho fatto una missione, quelle secondarie che non servono a moltissimo, però sono utili. Posso prendere il cane, un altro casino sulla mia proprietà. Allora, dovrei prendere, cosa devo fare? Adesso non mi ricordo ragazzi. No, ho sbagliato. Prendere chop, non mi ricordo ragazzi. Mi segui zio? Andiamo? Non mi ricordo come cazzo si prende il chop. O forse l'ho già preso. No, è qui. Cristo, non mi ricordo ah! No? Cazzo! Andiamo zio, vieni, choppi! Camminando. Oh, va, andiamo. Allora ragazzi, non prendiamo la charger, prendiamo la bullet. Se non sbaglio è la bullet questa. Andiamo. Yo, get in, chop. Yo, chop. Dai, dai, dai. Andiamo, choppy. Ovviamente io mi porto in giro il cane, ragazzi. Allora, come possiamo vedere? Vediamoci un pochettino la mappa. Allora, siamo qui. Come potete vedere, c'è la missione, clicchiamo la mappa, c'è la missione, qui c'è il lavaggio, l'autolavaggio, qui c'è uno strip club, qui c'è la modifica per le auto, qui ci sono le armi, qui c'è il cinema, mi sa che ci possiamo anche andare ragazzi, qui c'è il taglio di capelli e qui c'è il parco giochi, se non ricordo, e poi ci sono altre, tipo ragazzi facciamo una gara anche, possiamo fare una cosa, dai andiamo a fare una gara ragazzi e poi andiamo a esplorare un pochettino i negozi. Ovviamente visto che ho ancora intatta la bullet, andiamo a farci una garetta. Ah, come potete vedere il gioco è molto bello. Non so quanti di voi lo stiano giocando. Sicuramente fatemi sapere ovviamente i vostri commenti sul gioco. Fatemi sapere cosa ne pensate, cosa ne pensate di GTA 5. Pensate che sia veramente questo capolavoro, sia fatto così tanto bene. Io sinceramente lo vedo tanto migliorato in confronto a GTA 4. Perché devo essere sincero, GTA 4 con la sua storia, vabbè, la sua storia non è neanche male, più che altro, boh, il gioco non mi ha preso granché. Sarà stato perché, ovviamente, su GTA è d'obbligo cazzeggiare. Forse è quello. Però, il resto, cazzo! Oh. Bello. Ok, sto distruggendo la macchina. Però il resto, dai, non è male. I soliti GTA, come sappiamo, sono rubare macchine, uccidere le prostitute, queste minchiate varie. Quindi, boh ragazzi, a me questo gioco mi è piaciuto tantissimo. Che altro vorrei capire come trovare una ragazza in questo gioco. Magari la riesco a trovare anche. Per vedere che cazzo succede. A meno che non vada dove sono le prostitute, che ovviamente non so dove minchia sono. Farmi un giro, vedere come cazzo funziona il tutto. Che ho visto un video di alcuni youtubers un po' più famosi di me. Che hanno fatto, sono andati in giro a fare le classiche minchiate che facevo io su GTA San Andreas. Quindi vorrei capire un pochettino come funziona. Cazzo, la macchina sta devastando. E niente ragazzi, è un po' diciamo originale, cioè è sempre stato originale il gioco. Offriva una vasta gamma di missioni e questa cosa l'ha reso un gioco famoso come ora. GTA è veramente uno dei best seller del mondo, uno dei giochi più attesi da sempre. Cioè, costa 500, sono senza un soldo. Fanculo. Sono morto di fame, ragazzi. Come faccio a rubare soldi? Non lo so. Ah, visto che non posso permettermelo, sono povero in questo gioco ancora. Non ho fatto nessuna missione per farmi qualche quattrino. Ah, ragazzi, questa è
una sconosciuti e folli. Facciamoci questa sconosciuti e folli. Intanto ne troverete sempre, ragazzi. È una delle missioni che vi danno sempre. Trovate sempre le mappine. Nella mappina è fatta per cioè, ci deve essere sempre qualche missione in giro per la città. Ok. Ah, qui è il punto interrogativo. Quindi la macchina la proteggiamo qui. Allora andiamo. Ah, ecco. Ah, è vero che c'è anche Chop, cazzo. Devo andare qui. Ah, è lì su, mi sa. Ah, è qui. Cosa stai facendo? Comunque so che sei qui per succhiare il cazzo. Quindi tu a posto. Di che stai parlando? Ehi. A black man walking in Vine, would you think he Clay PG sellout? Bitch ass punk motherfucker. Oh shit, man. Oh, hey, I'm sorry, dude. I didn't have my contacts in, you know. I mean, I love black people. Yeah, you know, like I love gangsters. I love like gangster rap. Yo, sup? Man, who gives a fuck if he's gay or not, man? The man is not married. It's his business. Leave motherfuckers alone. Well, look, I'm just saying that it's the hypocrisy that I can't stand. You know, I mean, of celebrities. I mean, PG, right? He says he's a killer and a murderer and all that great stuff. È un po' difficile, ragazzi, concentrarsi sul discorso e sul video proprio. È un casino. The guy's a fraud. But why do you care, man? Yeah, because you know why? Because they all think they're gods, right? Well, fuck them! Fuck them! Fuck them! Fuck them! Fuck them! C'ho problemi sto qua, ragazzi. Non sa che è meglio picchiarlo. No, they're no better than me. They're no better than me. Shit! Oh shit! Oh my god, it's Miranda! Miranda, I love you, Miranda! Come on! God, it's fucking Miranda fucking Cowan! Push the fucking megastar! No, leave me out your shit, man. Oh no, we can make poker bucks here, man! We get one! Dai, cazzo, 30 anni di discorsi! You're in the money, man! In the money, bro! Come on! Come on, man! Ovviamente io devo abbandonare la mia macchina qui. Let's go! La mia macchina, no! Sto moto di merda, ragazzi, che moto di merda. Devo seguire la limousine, ragazzi, non so se la vedete. Lì davanti. Ma è velocissima! Non rispetto neanche gli stop. Dai, dai! Fai questa cazzo di foto! She's slamming a speedball in there, man! This journalistic goal! Ma se fai le foto mi fai un piacere! Come on! You ruined Mark Fossenberg's wife's life! Dai! They don't call her the silicone slattern for nothing! She looks like la limousine, cazzo, ragazzi, è tipo una Bugatti la limousine, va velocissimo, ma stiamo scherzando! Dai! I love her! You don't look a day over 45! Dai! Ma che cazzo la devi finire? She's so much too good! I want the prisoner of war shot! That's where the big zeros are! Dai! E guardate, ragazzi! And again, I will not stop until I have vagina! Malato il tipo, povero ragazzo! È lentissima questa moto! Fuck you, Beverly! This one's mine! Oh no! It's that bottom feeder Madison! Shit, he's getting the money shots! Where's your dignity, man? Forget the dai. We can't let him steal my... Ce la facciamo ad avvicinarci, cazzo, è lentissima sta moto. I said leave Miranda! Ah no! Cazzo, ho sbagliato! Whatever you do, do not lose. We might do better if you shut the fuck up! Come on! Sei una moto di merda! Mi hai dato una moto di merda! Cos'è quella vita? Ah, dobbiamo prendere sta moto che abbiamo qui davanti, ragazzi. Questa quella moto. What the f- Oh yeah, I downloaded your pictures to the fucking road, Madison! Now grow up and get a boy's name. Che cazzo stai facendo? Okay, ah, uno è morto. Minchia, ragazzi, uno è morto, cazzo. Un colpetto. Ah, dobbiamo andare a prendere. Adesso mi sa che dobbiamo portare
Abbiamo... No, un altro appostamento, ragazzi, ma che palle! Pare ovviamente non mi faccio lì. Ma stai zitto, stronzo. Dai, prendi la moto, vieni veloce come, dai! Sta cazzo di macchina fotografica te la infilo nel culo col suo obiettivo. Ok, ok, don't ruin the pie. Ovviamente, non cadrà mai. Allora, devo andare qui. Beh, piccolino il bollino, ragazzi, piccolo o piccolo. Alright, homie, it's been an education, dog. Look, keep on making the world a better place, you hear me? Yeah, the public needs to know. The fans deserve answers. Yeah, the question is, how low is Miranda Collins' muff hanging, or is she getting banged out by some second-rate director? They need to know everything. From crow's feet to camel pose. Hey, come by the manor next week. We'll continue the search for the truth. Sì, questo è malato, ragazzi, questo qua è malato, poverino. I'm waiting for you, homie. Fratello. E tutta sta confidenza. Ah, è vero che mi fa gli autosalvataggi, ragazzi. Abbiamo completato la missione. Allora, medaglia oro, finalmente ne ottengo una di medaglia d'oro, raga. Allora, facciamo... Adesso siamo... Oh, sì, vabbè, ce la facciamo. Allora, andiamo sulla mappa, ragazzi. Vi faccio vedere come funziona il... vi faccio vedere un attimo come c'è, come sono le modifiche per le auto. Ovviamente, prendiamoci un'auto decente, raga. Tipo... Non lo so, ragazzi. Questa qua, nera, dai. Non è male. Fermati, fermati! Cazzo! Scusa, servizi segreti, lasciami la tua macchina. Ah! Oh, perfetto. Dai, andiamo. E BMW! Molla! Dai, ma tu... Ma che cazzo? Audi! Alzati! Audi! Grande, fuori dal cazzo, è mia questa macchina, troppo è stata la settimana scorsa. Ok, faccio vedere, allora, prima di tutto, ragazzi. No. Dai. Oh. Ragazzi, facciamola diventare cabrio che non c'è freddo. Guardate. Mamma mia. Vamos. Allora, dobbiamo andare a modificare l'auto. Io ovviamente, sapete, in questo gioco sono povero, quindi non posso modificarlo. Però vi faccio vedere le modifiche che sono disponibili, che si possono modificare peggio di Need for Speed Most Wanted. Ovviamente, cazzo, sto per distruggere la macchina. E dai, non cambiare corsia, testa di cazzo. Cambiano così alla minchia di cane questi qua, ragazzi. Peggio dei vecchietti. Ancora! È fatta apposta oggi, raga. Comunque la bulla, ma ci manca. È scomparso. Ah, è lì. Perché è scomparso? Allora, dobbiamo andare qui, dritto, qui su. Entrare qui. Ma sta facendo l'ambulanza? Ah! Fuori dal cazzo, coglione. Cipetto. E qui, ragazzi, comunque, customs. Sì, infatti. Entrate qui dentro, ragazzi, e potete modificarvi l'auto. Ovviamente, io vi consiglio sempre di modificarvi le auto migliori, perché se modificate quelle brutte, magari non rende al massimo. Ripara il veicolo. Vaffanculo, no! Vaffanculo, non c'ho soldi. Queste sono le armature per la resistenza della macchina. Freni. Ovviamente mettete i freni più potenti. Paraurti, ragazzi. Uno. Grandissimi paraurti, ragazzi. Te l'hai. Queste prese... No, queste cose che non so, non le vedo. Ah, ok. Le prese d'aria in carbonio. Motori, che ovviamente non vedrete mai. Sono motori un bel po' costosetti. Scarichi un po' orribili. Questi qua sono i più bellini, ragazzi. Forse i doppi scarichi per ognuno è veramente bellino. Cofani, io non lo rovinerei mai un cofano così. Clacson, sentite? Questo? Questo è troppo bello, ragazzi, me lo prenderò. Poi fari all'oxeno. Ok,
che cambiamento, cazzo! E le targhe che possono essere colorate. Io metterei ovviamente questa qua blu, bellina. Anche questa però non è male. Poi verniciature, potete scegliere voi la verniciatura, cromato, vedete? Ah, bello. Minchia, troppi colori, ragazzi. E potete scegliere... bellino sto blu così. Minchia, fighi i colori. Ce ne sono tanti, ragazzi. E poi, ovviamente minigonne. Per chi non le conoscesse, le minigonne sono quelle laterali negli sportelli. Lo spoiler, ovviamente. Le sospensioni, che abbassano la macchina come se fosse un lettino appoggiato a terra. Trasmissioni, che ovviamente non vedrete mai, sono interne. Turbo, che ovviamente non vedrete mai. Ruote! Tipi di ruote. Che schifo. Sport. Ma sono piccoli i cerchi, li volevo giganteschi. Bellini però. E poi finestrini, che ovviamente non si vedono perché la mia è cabrio. Vabbè. Comunque sia. Allora, questa è la macchina. Questo è il modo di truccarla, ragazzi. E poi ovviamente siamo a quota 16 minuti. Vi porto nel luogo della redenzione, raga. Vi porto nello strip club. Olè, andiamo. Allora, giriamo qui, ragazzi. Allora, andiamo qui. Dobbiamo scendere qui giù. Ovviamente. Come vedete, la mappa è veramente gigantesca. E ovviamente le questa macchina non tiene. È una cacca, eh. No? Mamma. Dai, dai, dai. Cos'era quel flash? Ok. Dai, ce la facciamo, sì. Olè, ce l'abbiamo fatta. Andiamo qui. Siamo quasi arrivati, ragazzi. Io la si trova qui nel bordello. Vicino a casa mia, ovviamente. Che è strano. Ah, c'è anche l'autolavaggio, ragazzi. Non so se l'avete visto. Aspetta, vi fermo. Mi sa che costa troppo anche per me, ragazzi. Fa vedere quanto costa. Costa 15, ragazzi. Sono povero, non so neanche per me. Basta ammazzare una persona, così vi vedete anche l'autolavaggio. Fermi un attimo, fermiamo questo stronzo. Oh, stai zitto, scendi giù. Scusami, donna. Devo... No. Bello. Ah, ecco. E dai, soldi. Ma non hai soldi. Scendi, vieni che ti... Ma dove scappi? Ma dove scappi che ti vengo... Brutto stronzo! Vieni qui! Puta madre! Ma io l'avessi detto, brutto stronzo! Vaffanculo! Minchia, ragazzi! E poi vi farò vedere... No! 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 Pezzo di merda! Devo inseguire quello stronzo, ragazzi! Devo inseguirlo a tutti i costi! E devo riprendere la macchina, raga. Mai, non me la foti la macchina, pezzo di merda. Mai. Brutto ladro. Solo io posso essere un ladro in questo gioco. Brutto stronzo. Vai, schiantati qui. Ah, vieni. No, dai. Che cazzo credi di fare? Ah, sei morto. Ma no, ma ti volevo ammazzare. La mia bambina. Allora, andiamo. Andiamo allo strip club, ragazzi. Non fa, in altro modo non fa. Bello, non mi ha neanche visto, ragazzi. Andiamo allo strip club, raga. Ok, dai. Allora, andiamo un po' in giro qui. Ragazzi, guardate. Ma sono senza un soldo, ogni volta me lo scordo. Quanti soldi ho, ragazzi? 10, anzi, 10 dollari mi baciano il culo. Vabbè, io posso, cioè, da quello che so, ragazzi,
No, sai, io non ce la faccio, zia, sono senza un soldo. Devo mettermi qui, ragazzi, devo lanciare i dollari. Fai così, lanciamo. Bello lanciare i dollari così. Wow! Wow! No, ho finito i soldi. Vabbè, ragazzi, purtroppo ho finito il cash, il big money, non posso più fare niente. E giustamente, ragazzi, me ne vado. Non posso neanche prelevarmi. Sapete vedere se posso prelevare? No. Ok. Ah, addirittura mi dà anche le transazioni del conto quando lancio il dollaro. È tutto fatturato, ragazzi. Tutto scontrinato. Perfetto. E allora, vabbè, ragazzi, lasciamo così. Mi farò un pochettino di soldi per voi e vi farò vedere tutto quanto. Ovviamente la mia Audi l'hanno sfasciata male, poverina. Allora, andiamo in casa, ragazzi. Fermiamoci qui. Allora, fermiamoci un attimo qui. Andiamo in casa e salviamo. E poi ripartiamo per la prossima puntata lì. Ovviamente dove è finito il mio cane? È vero, l'ho abbandonato, poverino. Chop, no. Oh, ragazzi, il gioco è veramente bellino. Io non mi voglio addentrare troppo nelle missioni, perché magari voi non volete vedere le missioni. Giustamente volete godervi il gioco, perché... cazzo ne so, ragazzi, magari lo volete giocare, oh, è normale, è giusto che sia così. Ovviamente mi sono dimenticato che la Bullet l'ho lasciata lì per quel coglione di fotografo con la sua moto di merda. E che dire, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Io vado in casa e salvo un attimo. Ah, entriamo qui. Olè. No, questo è il bagno. Allora, andiamo qui. Ovviamente per salvare, ragazzi, molto semplice. Andate sul letto, cliccate col tastierino a destra e lui si mette a dormire. E ovviamente voi avete la libertà di salvare dove volete. Vedete, io sono al 6,8%, quindi sono proprio all'inizio. Salviamo su Chop, ragazzi. Ok, dai. E basta, ragazzi. Spero che quindi il video vi sia piaciuto. Ditemi voi se volete vedere video sulle missioni o video sul cazzeggio totale, andare in giro. Magari la prossima volta vi faccio, non lo so, cerco di farmi arrivare le 5 stelle della polizia addosso. Vedere se ci sono i carri armati, elicotteri, aerei, caccia, quello che cazzo è. Perché vorrei essere veramente curioso di vederlo. Comunque sia, cercherò di farmi anche un bel po' di soldi per poter svolgere qualsiasi attività, tipo modificare l'auto, fare il lavaggio dell'auto, andare nel strip club, quelle minchiate varie, andare al cinema, vedere un pochettino il tutto, comprare armi. E che dire, ragazzi, quindi fatemi sapere giù nei commenti le vostre opinioni, se volete la storia, se volete il cazzeggio puro, o se volete entrambe, che alterni piano piano facendo tutte le missioni, eccetera. E niente, ragazzi, da cura 90 è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi.